Sono andato negli Stati Uniti sulla Space Coast in Florida per studiare ingegneria, saperne di più su tecnologia e scienza spaziale, per poter realizzare il sogno di esplorare lo spazio. Poi sono tornata a Dubai, dove era stata istituita l'Agenzia Spaziale degli Emirati Arabi Uniti. Pensavo che avrei potuto svolgere lì la mia attività. Quindi ho incontrato la mia socia in affari. Abbiamo pensato che se avessimo unito gli sforzi, avremmo raggiunto i nostri obiettivi. Sono un'educatrice e credo fermamente che in futuro le arti e le scienze lavoreranno insieme per innovare qualsiasi settore, in particolare quello spaziale. Abbiamo unito le nostre passioni, così ho deciso di investire nell'educazione basata su progetti e creare insieme il nostro primo progetto spaziale. Abbiamo deciso di creare dei concorsi aperti a tutti gli studenti per proporre idee per un esperimento scientifico da inviare nello spazio. È stato molto difficile sceglierne uno, ma alla fine abbiamo scelto quello più adatto. Volevamo studiare il comportamento di questi batteri nello spazio. Abbiamo lavorato con gli studenti per quasi un anno per lanciare questo esperimento. È stata un'esperienza meravigliosa per gli studenti e di grande successo per noi, e punto di partenza per pensare a cos'altro è possibile. Abbiamo pensato di lavorare a un progetto satellitare. Questi CubeSat possono essere realizzati e lanciati entro un anno o due. Nell'estate del 2021 è stato lanciato questo minuscolo satellite. Ora sta orbitando intorno alla Terra. Abbiamo una stazione a terra che riceve i segnali. La stazione a terra permette agli studenti di sviluppare e inviare un codice al satellite. È una cosa davvero straordinaria per gli studenti. La collaborazione con Dubai Silicon Oasis e con il DTEC è stata molto importante per noi. Siamo un ottimo partner del Centro Spaziale Mohammed bin Rashid. Questo tipo di partnership ci ha aiutato a costruire questo ambiente per le start-up dell'industria spaziale e le aiuteremo a crescere a livello globale. Lo spazio è davvero per tutti. È responsabilità di tutti noi trovare un modo per creare ed essere innovativi in questo settore.